In Turchia nuovo crollo della lira, Erdogan attacca gli Stati Uniti, ci pugnalano le spalle, ma la nostra economia è forte, negative le borse, lo spread è sopra quota 2,70. Il vice premier Di Maio, qualcuno vuole usare i mercati contro di noi, ma non siamo ricattabili, le opposizioni, nessun complotto, questo governo è pericoloso per l'Italia. Nave Aquarius con 141 persone a bordo in cerca di un porto sicuro. Salvini, vado ovunque ma non in Italia. Barcellona si offre ma il governo di Madrid nega l'approdo. Inchiesta sullo stato delle periferie delle città italiane, degrado, mancanza di servizi ma anche tanta voglia di riscatto. Il TG2 a Corviale a Roma e al quartiere Adriano di Milano. Maltempo sulle vacanze di Ferragosto, già da domani temporali sul nord Italia che si estenderanno su tutta la penisola, ore contate per l'AFA, temperature in calo. Domani compie 90 anni Lina Wertmüller, la signora con gli occhiali bianchi, carismatica e innovatrice, ha collezionato grandi successi nel lavoro e vive serenamente questo momento accanto agli affetti più cari. Buonasera e bentornati al TG2. In Turchia la crisi spaventa i risparmiatori e continua a scuotere i mercati internazionali.